troviamo con il coach della Pollino Basket, Isidoro Silella. Innanzitutto complimenti. Ci vuoi raccontare questa cavalcata cestistica verso la regionale? Riavvolgiamo un attimino il nastro. Gara 1 di semifinale playoff, chiaramente semifinale decisiva. La tua formazione si presenta al palazzetto di Archi con 7 effettivi e tanta voglia di giocare. Alla fine è andata benissimo. Allora, venerdì finale giovanile Under 19 contro la corazzata Viola. Innanzitutto esserci è una gran bella soddisfazione per tutta Castrovilla, immagino. Sicuramente sì, eravamo reduci, come tu ben ricordi, dallo scorso anno, avevamo fatto benissimo con nella categoria Under 17, riproponiamo anche qui lo stesso zoccolo duro fatto da tantissimi 97 che circolano qui a Castrovilla. Per noi è sicuramente importantissimo già esserci e poi ovviamente affrontare, come tu ben dici, da buon intenditore quale sei di pallacanestro, è una cosa che noi speriamo faccia benissimo nella fase interzona che si svolgerà in Campania. Ho detto, non vuol dire che andremo lì battuti, cercheremo di rendere gara bella, però ovviamente i valori del campo sono, come dire, fanno perdere la bilancia alla parte della Tirolo. Qual è il giocatore che ruberesti al collega Motta? Tanti complimenti al coach Motta che ha vestito un roster, secondo me, veramente di primo ordine. I giocatori sono tantissimi, tre su tutti, cito sicuramente Lupusor, Latella, che sono le meraviglie, secondo me, della scuola basket di
io in questo momento, dicevo Lucuso, Verratella, ma anche lo stesso Costa che ha dato una mano al coach Barbuto, sicuramente è un giocatore che farebbe gol a chiunque allenatore poterlo allenare. Hai già parlato con la tua dirigenza, c'è la possibilità nella prossima stagione di giocare la C regionale nuovamente? Target o Graz, chi vince? Con il rientro di Pulisic, diciamo che le possibilità per Graz sono, come dire, salgono decisamente rispetto a Target. È una bella lotta, perché lo stesso Costantino qui a Castello ha sfoderato una prova abbastanza importante. Non che Putortino non abbia fatto, però la vostra tantissima i tre giovani che sono cresciuti nell'arco dell'anno, penso che la loro capacità fisica alla fine possa fare la differenza. Isidoro, ti ringraziamo, ci vediamo presto, complimenti per questa promozione. Complimenti a voi, grazie per tenerci compagnia con notizie di pallacanestro sempre.